Ciao ragazzi, oggi volevo raccontarvi di un fatto che mi è successo ieri appena arrivato qui a Copenaghen. Siccome dovevo andare a far spesa e poi sapevo che ci sarebbero servite, volevo prelevare le mie prime corone danesi. Così ho trovato un bancomat Euronet proprio qua sotto dentro l'hotel. Ho detto, ma che fortuna, andiamo subito a prelevare. Allora vado per fare il prelievo, guardo, volevo prelevare le mie prime 800 corone e poi vedo che c'erano 30 corone di commissione e il totale del prezzo faceva 127 euro. Sono andato a vedere per curiosità su internet quanto corrispondevano 800 corone in euro e il prezzo che mi spuntava era di 107 euro, 20 euro in meno. Ho pensato, ma no, annulliamo l'operazione, cerchiamo un altro bancomat. Così poi il pomeriggio, uscendo con Valentina in centro, abbiamo trovato altri bancomat. Prima abbiamo trovato un altro bancomat di questo tipo e dopodiché abbiamo trovato uno di una banca locale, una banca danese. Vado per curiosità a fare lì il prelievo, guardo, zero commissioni e le mie stesse 800 corone faceva 107 euro, proprio come diceva su internet. E quindi vi dico di fare attenzione, perché anche se avete una carta come la mia, di N26, che comunque mi permette di fare i prelievi gratuiti dappertutto, anche con un bancomat straniero comunque non si pagano tutte quelle commissioni, perché 20 euro su 107 è veramente tantissimo. Quindi fate attenzione e cercate di evitare queste trappole. Io ci sono già cascato, se voi non ci cascate è meglio per voi, perché se prelevate due o tre volte magari vi riuscite a risparmiare parecchi soldi, magari andate a cena fuori una volta in più. Vi saluto, alla prossima, ciao ciao!